Mi sa che avete bisogno d'aiuto, venite con me. Qual è il tuo stato d'animo prima di una partita? Lo stato d'animo ideale è sempre essere un po' nervosi. Quando sei troppo tranquillo, troppo rilassato, non giochi mai bene. È sempre meglio avere un po' di paura. Quando c'è un po' di paura, un po' di nervosismo, sono sempre le partite in cui poi giochi molto bene. La schiacciata più bella che mi ha fatto nella tua? Forse una contro gli Orlando Magic nel mio primo anno. E contro i Denver Nuggets, contro sì, Birdman. C'è presente qual è Birdman? Contro Birdman. Qual è Birdman? Quello con tutti i tatuaggi? Che alimentazione servi per avere un fisico? Sì. Ma alimentazione, cerco di mangiare bene, cioè mangiare bene è fondamentale, importantissimo, sia per allenarsi che per studiare. E che pensi sulle Olimpiadi di Roma nel 2024? Penso che io sarò vecchio, quindi non so, più per voi, ci andrete da voi alle Olimpiadi. Come servirebbe l'Italia per qualificarsi alle Olimpiadi? Beh, dobbiamo allenarci bene nel poco tempo che abbiamo, giocarcela con tutti, e poi c'è anche un fattore, anche la fortuna conta tanto, quando ci sono partite così secche, singole, la fortuna è fondamentale. Che differenze ci sono tra il basket americano e quello italiano? Ma la differenza principale sono, diciamo, fisica, i fisici sono più forti, saltano di più, sono più veloci, quindi è una differenza non tecnica assolutamente. Ma è più divertente giocare in nazionale oppure è un problema? Dipende dal gruppo con cui stai, dipende dalla tua squadra. Dipende come sono i compagni, se il gruppo è unito, se dipende. Come scendere in campo e guardare i giocatori faccia a faccia come LeBron James o Stephen Curry? All'inizio sei emozionatissimo, di cui mi ricordo all'inizio quando la prima partita era contro Vince Carter, la prima partita mia dell'NBA. E quindi ero emozionatissimo perché lo... Cioè, ad esempio quelle persone che tu tipo guardavi da piccolo. Esatto, sì. Vince Carter l'avevo visto sempre da piccolo in TV, quindi la prima partita ero contro di lui e ero emozionatissimo come un bambino. Però poi passa velocissimo, perché poi sei concentrato solo a vincere, a batterli, quindi. Vai, adesso basta domande e andiamo a giocare.